Bentornati a tutti, siamo su un nuovissimo episodio di Pokémon versione argento Soul Silver. Bene, l'ultima volta siamo andati a Fiorlisopoli, eccoci. Siamo andati a prendere la cura che serviva a quel Pokémon sul faro, eccetera. Raga, però volevo farvi vedere una cosa, stavo livellando un po' e proprio qui, in questa zona, mi è apparso Suicune. Quando mi ha visto è scappato. E subito dopo è arrivato Eugenius, se vi ricordate quello che beccammo al faro, che voleva i Pokémon leggendari, i tre cani leggendari. Ecco, l'abbiamo sfidato, ha perso subito, perché giustamente doveva perdere. Però adesso, raga, nel frattempo ho livellato un po' con i Pokémon, ma giusto un paio di livelli. Un Typhlosion al 42 e il nostro amico Onix è arrivato al livello 30. Typhlosion, tra l'altro, raga, se faccio vedere un po' gli attacchi che gli ho insegnato... Dove si vedono? No, ok. Ah, ecco qua. Ha imparato lanciafiamme. Ottimo attacco. L'ho messo al posto di attacco rapido. Così lo facciamo prettamente Pokémon di fuoco. Nel frattempo, la cosa importante da fare è arrivare a Olivinopoli. Ecco. Vai, Hutut. Comunque, arrivare a Olivinopoli, andare al faro e consegnare la medicina a quella povera Crista. Altrimenti quel Pokémon ci muore e finiamo l'avventura. Quindi, ok, mi scusi, devo salire. Ora abbiamo l'ascensore. Questo episodio lo vedo molto, molto, muy carico. Che secondo me la palestra di Olivinopoli sarà anche difficile, però andiamo a vedere. Diamo la medicina. Spera che sì, che ne so, non sono un medico, signora. Mi scusi. Anfu Anfu, ok. Ha cominciato a illuminare il faro. Ora torno alla palestra. Ok, ci si becca in palestra. Questo mi dà qualcosa? Niente. Vabbè, si ritorna. Andiamo a batterci sta palestra. Andiamo a rompere un po' culo in palestra Olivinopoli. Vediamo un po' anche se... che tipi di Pokémon ha. Perché ho paura che abbia Pokémon d'acqua. Non lo so. Vediamo un po'. Baboa? Sì. Hanno aperto la zona safari. Ah. Perfetto, raga. Facciamo subito la palestra e ce ne maffa un giro nella zona safari, ok? Quindi facciamo una cosa a volissimo proprio. Battiamo la palestra e vediamo che tipo. Dove cazzo stava la palestra in tutto questo? Eccola qua. Allora, battiamo la palestra a volo e ci andiamo a fare subito sta zona safari. Dai, facciamo sto giretto nella zona. Salve, lei è? Lo sapevo, ecco di qua. Avevi celato la tua forza per i capi palestra. Ma la palestra è la palestra. Bisogna lottare e denti se. Va bene, fammi parlare un attimo con tizio Caio. Senta, la prendo alle spalle, mi dica. Acciaio. Raga, con l'acciaio. Ho visto le due capacità al faro, ora dovrei affrontare Jasmine con quella stessa finta. Ma forse questi qua sono gli allenatori che abbiamo già acchiappato nel faro. Quindi dobbiamo solo sfidare Jasmine. Tada! Il tipo acciaio. È molto forte il tipo acciaio, però raga, ci proviamo. Abbiamo Onix che può andare bene. Abbiamo il nostro Typhlosion. E poi, non ci dimentichiamo di Hutut Overpower, che ci ha salvato la scorsa palestra, Ecco, subito con Magnemit. Io proverei subito Lanciafiamme, non l'ho ancora provato, voglio vedere un po' com'è. Sì, ho mangiato messicano. Lo sciottiamo, dai, il primo. Ti ho fatto mangiare messicano a Teflusio e mi fa Lanciafiamme. Oh, questa è una bella mossa, c'è uno Steelix. L'evoluzione di Onix io non potrò mai evolvere perché sto giocando da
da emulatore, quindi proviamo con lanciafiamme, gli farò poco secondo me, però poco no. L'abbiamo shottato. Non me l'aspettavo, raga, non me l'aspettavo proprio. Prossimo è Magnemite. Non cambiamo. Ancora lanciafiamme, vediamo un po' che ne esce. Signore, abbiamo fatto la palestra in 3 colpi. Meglio di così. E ce l'abbiamo fatta. Prendiamoci anche la medaglia. E arrivederci, grazie. Perfetto, sì. Ok. In tutto non so quante medaglie abbiamo. Ce ne mancano secondo me un altro paio per la Lega, quindi... E metti 20 re. Ok. Codacciaio. Ok. Quindi abbiamo fatto la palestra, sperando che non succeda niente, perché voglio andare dritto 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 alla zona safari. Pokémon. Andiamo con il nostro amico Uttutto per power della vita. E ordina. Buongiorno. Volo. Andiamo di qua direttamente a Fiorlisopoli. Qui dovrebbe esserci l'ingresso della zona safari. Andiamo. Vediamo un po' di arrivare a questa cazzo di zona safari. Anzi, nel frattempo salvo pure. Non si sa mai. Allora, salviamo. Ok. Andiamo a buttare i soldi nella zona safari. Qui dovrebbe... Che cazzo è sta cosa? Questo è per scalaroccia. Che non abbiamo ancora. Scalaroccia, raga, si prende quando si fanno tutte e 16 le medaglie. Quindi della regione di Johto e di Kanto. E dovrebbe consegnartela direttamente il professor Oak. Intanto ci sono degli allenatori. Li sfidiamo a volo. Dun sparse. Sparce, boh. Dovrebbe essere d'acqua. Me poco, me ne fotte. Lancia fiamme forever. Ok. È andato. No. Addirittura 3 Pokémon questo. Complimentoni. Mamma mia. Ragazzi, in tutto questo volevo dirvi, anzi mo me lo sono ricordato, che ho visto che la serie di Pokémon sta andando davvero davvero molto bene e mi fa tantissimo piacere, veramente. Visto molti episodi che alcuni sono arrivati anche ai 100, se non di più. Quindi mi fa veramente piacere che vi stia piacendo. Ovviamente continuate a supportare il canale spolliciando, commentando. E chi non si è iscritto ancora al canale, si iscriva se vuole. Ovviamente dopo Pokémon vedremo un po' che cosa portare. Non so se continuare sulla falsa riga dei Pokémon, quindi portare qualche altro gioco di Pokémon. Non diciamo verde, rosso, questi qua. Secondo me vorrei vedere anche di portare un Pokémon Revolution. Andiamo un po' più in là. Pokémon Revolution è molto carino, però devo riuscire a configurare al meglio l'emulatore per la Nintendo Wii. Allora, qui c'è una Pokéball. Adesso sfidiamo questo allenatore. Mi sa che c'è anche qualcosa di buono, quindi la prendiamo. Ecco, ha 2 Pokémon. Noi vediamo un po' subito chi manda. Ha uno Skyplume. Vabbè, facile. E niente, quindi vi stavo dicendo che... Sì, dopo Pokémon vedremo un po' che cosa portare. Tanto credo che... Altri 5, massimo 6 episodi. L'abbiamo finito. Comunque siamo arrivati alla Lega. Il mio obiettivo comunque alla fine è quello di arrivare alla Lega. Diventare campioni di Johto. Già
in un video precedente di Pokémon, poi casomai ve lo andrete a vedere, in Pokémon Giallo Fulmine, ero il campione di Kanto, quindi a me l'obiettivo attualmente è quello di diventare il campione di Johto. Poi vediamo un po' anche se catturare nei prossimi episodi come cazzo si chiama, non me lo ricordo. Anche se catturerei più Lugia, perché... ah no, quello sì, solo Silver e Lugia, quindi sì, ci servirebbe Lugia. Che prendere... abbiamo già un Teflusion che è fuoco, non so se conveniva assai. Con Lugia si va alla grande. Quindi prendiamoci sta Pokéball, un revitalizzante. Sempre buono è. Vediamo un po'. E che ne so. Scala giù, scala su. Cazzi tua. Vediamo un po'. Questa è una strada che ti porta direttamente alla zona safari. E mi sa che ci siamo quasi. Buona sta cosa. Nei vecchi giochi non l'hanno mai fatta vedere, quindi... ah, un Cloyster e un Onix, perfetto, come secondo Pokémon c'ho tutto. Vabbè, lanciafiamme lo facciamo su Onix. Per quanto riguarda tutto, raga, devo cambiare, devo mettere Onix. Quindi il primo è shottato, sperando che Cloyster non ci faccia una mossa d'acqua e ci distrugga. Non so manco se il mio Onix può imparare terremoto, che è molto buono in queste situazioni di un 2 contro 2. Che Typhlosion sale a livello 43. Sì, sì. Raggio Aurora su Onix. Aia. Me lo stava per shottare. No. Andiamo comete su Cloyster, che comunque è un Pokémon d'acqua. Andiamoci con Roccio Tomba, vediamo un po'. Ok, Cloyster è anche andato, quindi abbiamo vinto questa battaglia. Ok, tutto livello... ok. Perfetto, tutto livello 19, non so se si evolve. Vediamo un po'. No. Ok, dovremmo essere... eccola qui. L'ingresso della zona safari. Lei è? Ah. Vabbè, qua stanno i vari. Ok, non mi interessa. Senta, fatemi curare un attimo i Pokémon. E andiamo a vedere un po' sta zona safari. Voglio farmi un giro, almeno vediamo di catturare qualcuno. Se c'è un Pikachu, mi serve Pikachu. Quindi devo catturare Pikachu. Prego, prego. Intanto ho ancora su dovuto nei box proprio per Divai. Tienilo là. Dopo che ci abbiamo messo veramente un'eternità per catturarlo, su dovuto sta ancora nei box. Che dobbiamo farci, raga? Che dobbiamo farci? Ecco qui la zona safari. Entriamoci subito. Salve! Ah, lei è il proprietario. Vabbè, ma... vabbè. Devo cercare un Geodude. Qua che ci sta? E qua forse è per gli scambi. Vabbè. Va bene. Dobbiamo catturare un Geodude, però. Ma se non c'è Geodude, c'è un Pikachu. Ok. Eccoci nella zona safari. Vediamo se riusciamo a catturare
qualche Pokémon. Subito un Graveler, livello 17. Non mi serve. Quello ha chiesto il Geodude. Ma è Graveler, livello 17, anche abbastanza scarso, quindi non mi serve. Andiamo a vedere il prossimo. Eccolo qui, il Geodude che ci serviva. Vai con le Safari Ball. Vediamo un po'. Un livello 16. E uno, due. Ed è uscito. Diamo un'altra Safari Ball. E uno, e due. Ed è riuscito. Ok, Geodude è scappato. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcosa qui? Niente. Si è fatto il giro a vacante. Ah, qui c'è anche l'erbetta. Un'erbetta un po' diversa. Chi si nasconderà? Uno Spearow che non mi serve. Andiamo a vedere che se c'è qualche altra cosa. Un Facet. Non mi serve. Un cazzo di Pikachu non c'è qua? No. Qua proprio, Niente. Ci sarà qualcosa per di qua? Boh. Un Sentret. E non mi serve. Se vado un po' più lontano nella zona Safari, dovrei trovare qualche Pokémon più particolare. Si spera. Un Jigglypuff. Non mi serve. Se ci allontaniamo, secondo me. Un Hoppip. Non mi serve. Uno Skyplume. Non mi serve. Cioè, mi sto facendo i giri a vuoto, vabbè. Noi vedete, vi asso Geodude almeno, dai. Almeno Geodude, almeno facciamo contento quello. No, prendiamo un Pokémon oggi. Eccolo qua, di nuovo, Geodude. Vediamo un po' se riusciamo. Andiamo subito con le Safari Ball. Ah, subito, non si fa manco catturare. Ma sta allerta, vediamo un po'. Pantano, che cazzo è? Oh, cazzo. Non so che ho fatto, l'ho fatto incazzare però. Vediamo un po'. Preso! Abbiamo preso anche il nostro Geodude. Che poi portiamo al tipo là. Sì. Andiamo avanti. Vediamo un po' se qui c'è qualcuno. Qualche caro amico Pokémon. Un Mr. Mime. Psichico, non mi piace. Ce l'abbiamo già. Mi serve un cazzo di Pokémon elettrico, dai, un Pikachu. Oh, Misdravus, raga. Questa la catturerei perché come Pokémon è abbastanza forte, un bel Pokémon buio. Andiamo con le bolle, vediamo un po' se riusciamo a catturarla. Ecco, ma escono Pokémon più rari. E uno, due, tre. Che palle. Scusi. Non si preoccupi. Un altro pantano, vai. Ti lancio la merda addosso. Ok, è scappato.
Vabbè, però abbiamo capito dove si trova, quindi dai. Continuiamo. Un altro Mr. Mime non mi serve. Prossimo. Un altro Mr. Mime. E non mi serve. Vediamo un po' se qui c'è qualche altra erbettina. E un altro Mr. Mime, che palle. Dai, andiamo un po' qua. Un bel Sprout. Ce l'abbiamo già. Spostiamoci un po'. Vediamo un po' se qui c'è qualcosina. Qui abbiamo trovato un Jigglypuff, un Sunker. Cioè, beh, Pikachu, non sono morti i Pikachu proprio. Cioè, hanno detto proprio non voglio starci nella zona safari. Se trovano un Paras, non mi attira più di tanto. Andiamo un po' di allontanarci. No, questo è tutto è blocco. Questo è il parco della zona safari. Cioè, non c'è nulla. Un Rattata, ci mancava. Il nostro amico Rattata. Vediamo un po', ma Rattata ancora. Ce ne sarà un altro di Rattata a sto punto? Ok, ho trovato lo spawn di Rattata. Ma non so se fa tempo come le classiche zone safari che sono il campanello. Hai finito la zona safari? Non lo so. Io comunque sto continuando. Vediamo un po', dai, facciamoci sto giro. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Uno Spiro. E non mi serve. Qua si esce. Ah, ok. Quindi si può anche uscire. Sì, ok, siamo usciti. Va, non abbiamo trovato un cazzo, solo il Geodude che serviva a lui. Grazie, non mi servi, mamma. Ok, ah sì, ok, devo, scusate. Dove sono i PC? Cioè, ma devo portargli pure il Geodude a quello. Va bene. Andiamo a prendere Geodude. Portiamolo a quello. Ok, allora depositiamo casomai Togepi. Box 1, certo. Andiamo a ritirarci Geodude. Perfetto, prendiamoci Geodude, vai. E portiamolo a quello. Andiamo alla zona safari e vediamo un po'. Ecco qui il suo Geodude. Ah, due prove. Ok. Vabbè, ha fatto tutto lui. Allora, raga, innanzitutto andiamo a vedere un po' prossima tappa nel prossimo video dove dobbiamo andare. Allora, noi siamo qui. Raga, dovremmo andare probabilmente... No, a Marantopoli no. Raga, probabilmente bisogna andare a Mogania. È l'unica città che è rimasta.
Mogania ed Ebanopoli. Quindi una di queste due qua bisogna andarci. Probabilmente, ragazzi, credo che da Marantopoli dovremmo spostarci. Sì, Montescodella. Dovremmo spostarci a... Ecco, qui c'è... Sono i cani leggendari nel frattempo. Però mi sa che dovremmo spostarci per forza o a Mogania o a Ebanopoli. Vabbè, poi controlliamo. Vabbè, ragazzi, credo che il video possa terminare qua. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre, spolliciate, iscrivetevi al canale. Ovviamente vi lascio i link dei vari social in descrizione se volete aggiungermi su Instagram, su Facebook, per farvi un po' i cazzi miei. Quindi, ragazzi, credo che il video possa terminare qua. Noi ci vediamo al prossimo video di Pokémon Go. Bella a tutti!